Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi con Essere Lombardia omaggiamo un grande chef che ha operato nella nostra regione. Uno chef che ha reso celebre la cucina regionale italiana nel mondo e su di essa ha posto sigillo, una firma, attraverso soprattutto i suoi insegnamenti. Uno chef che purtroppo oggi non è più con noi. Sto parlando di Gualtiero Marchesi, un simbolo assoluto della cucina italiana nel mondo. Un'icona senza confini per quanto riguarda il mondo della ristorazione e della gastronomia generale. Un professionista dell'anticonformismo, se vogliamo, un cuoco, come egli amava spesso definirsi, anzi, un geniale cuoco, non cuoco, un personaggio che probabilmente non avrebbe bisogno di presentazione, però certamente da tutti e da sempre è stato riconosciuto, identificato come il maestro. Individuare un piatto simbolo certamente crea un sentimento di allegria, ma al tempo stesso stranamente risulta arduo e difficile. Questo perché tutti i piatti del maestro possono essere tenuti dei piatti simbolo, se non altro per un percorso rigoroso e metodico dovuto alla scelta degli ingredienti da una parte e alla realizzazione del piatto dall'altra. Ma il nostro incontro rende necessaria la scelta di un piatto. Il piatto che vogliamo presentare di Gualtiero Marchesi oggi è raviolo aperto. Due parole per un piatto eccellente, due parole per un piatto certamente complesso, un titolo originale, sicuramente minimalista, ma tra l'altro la ricerca marchesiana è quello che si ispira alla separazione, all'alleggerimento, alla riduzione instancabile di quegli accenti che possono essere superflui per la riuscita ottimale di un piatto. Il piatto simbolo, raviolo aperto, io aggiungo farcito con noci di capesante, se non altro per rendere efficace e comprensibile la degustazione e la valutazione del piatto stesso. E veniamo quindi alla degustazione vera e propria. L'analisi visiva, abbiamo detto, che predispone a un ulteriore approfondimento organolettico e quindi il profumo del piatto è netto, è gradevole, emana una delicata speziatura dovuta all'utilizzo di succo di zenzero. La tendenza dolce non c'è dubbio che è dichiarata in questo piatto, dovuta a pasta e capesante che ne garantiscono la percezione. La salsa al burro che circonda il piatto conferisce ulteriore untuosità e grassezza. La masticabilità potremmo dire che è fine ed elegante. Lo spessore moderato delle capesante regalano un contrappunto che garantiscono un equilibrio complessivo. La persistenza aromatica con un finale quasi iodato si allinea a un'armonia complessiva con sensazioni alternate e giustamente saporite. Il vino che ho scelto in abbinamento a questo piatto è un Franciacorta, quindi parliamo di un'eccellenza delle bollicine lombarde, un vino che ha tenuto la DOCG ormai da 25 anni. Nello specifico mi riferisco soprattutto alla versione Sauternes della tipologia Brut. Beh, il vino che ho nel calice è uno Chardonnay in purezza al 100%, è stato prodotto con una resa per ettaro leggermente inferiore rispetto a quello che è consentito dal disciplinare, è prodotto in un terreno tipicamente calcareo argilloso, il quale conferisce una naturale sapidità alle uve e quindi alla cuve finale. La vendemmia è stata effettuata in modalità esclusivamente manuale, a cui è seguita anche una cernita dei grappoli migliori giunti a perfetta maturazione. Si tratta di un millesimato che è nel bicchiere della vendemmia 2015 ed è un vino che ha trascorso circa 36 mesi a contatto con i lieviti. La sboccatura è avvenuta nell'autunno del 2019. Beh, il calice ha un aspetto vivo e intenso, la veste è colore giallo paglierino, brillante, luminosa, con delle nuance appena dorate. La scia delle bollicine è briosa, minuta, durevole, duratura, quindi cadenzata, raffinata, se vogliamo, questo è un sintomo di sicuro processo produttivo adeguato. Il naso è di medio impatto, diciamo che già espressivo, il bouquet è caratterizzato da un buon compromesso tra la note giovanili dell'annata e la maturità del frutto stesso. Si gioca un piacevole parallelo tra le note fruttate e le note floreali. Da una parte emerge la pesca gialla, l'anas, tocchi agrumati, a cui seguono dei richiami floreali che ricordano un po' fiori di tiglio, la zagara, il gelsomino. E poi ancora tocchi di cipria, delicata speziatura, un ritorno di miele chiaro. Il tutto certamente in un quadro di assoluto rispetto olfattivo, quindi fine ed elegante. Il sorso è fresco, è immediatamente fresco, molto elegante, simmetrico, stiloso,
oserei dire. La pungenza delle bollicine è delicata, intima, sorregge e rilancia in un certo senso il tessuto acido sapido. La struttura è agile, invitante, ha un profilo succose e avvolgente allo stesso tempo. Il fin di bocca, molto lungo e persistente, si congeda con degli echi agrumati, a tratti marini, certamente con un ricordo di erbe aromatiche molto importante. Si celebra sicuramente un vino simbolo per un piatto simbolo, certamente un vino di classe per un piatto di mente, se vogliamo, certamente un vino riconoscibile, molto riconoscibile per un piatto identitario. Tutte e due insieme sembrano che si guardano, si rincorrono e si compiacciono. Ed entrambi manifestano l'aspetto, la struttura, la profumazione, la persistenza che si collocano sulla stessa scala dell'intensità, evocando, se vogliamo, un ideale abbinamento enogastronomico. Io concludo con un invito. L'invito è quello di consultare la nostra guida di riferimento, la guida Vini Plus di AIS Lombardia, dove poter cercare e conoscere tutti i vini regionali prodotti dalle aziende che operano nel territorio. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Vivissime degustazioni a tutti voi. Grazie.